Bentrovati a tutti ad un nuovo appuntamento con la conversazione. Oggi ho il piacere di avere qui con noi il professor Francesco Lamendola, che ringrazio. Grazie per essere con noi, professore. Grazie a voi per l'invito, buonasera a tutti. Francesco Lamendola, filosofo, professore di filosofia e storia. Potete trovare numerosi suoi articoli sul sito Accademia Nuova Italia, il sito dell'Accademia Adriatica di Filosofia. Se siete interessati, quindi alla sua produzione, a leggere i suoi articoli. Io con lei, professore, oggi vorrei focalizzare la nostra attenzione sul concetto di verità e indagarlo dal punto di vista filosofico, perché in questi ultimi tempi sentiamo sempre più spesso parlare di verità, anche per quanto riguarda gli eventi di cronaca contemporanea, spesso si fa riferimento alla verità, no? Cioè chi si ritiene detentore della verità e chi invece accusa altri di essere i negazionisti di una verità. Allora io vorrei capire con lei, cercare di ristabilire un po', appunto la verità, il quadro della situazione. Io vorrei partire però da un articolo che lei ha pubblicato proprio sull'accademianuovaitalia.it, dove lei dice praticamente che tutto inizia con il cogito cartesiano. Tutto quello che è venuto dopo non è altro che una variazione sul tema, vale a dire una variazione sulla pazzia cartesiana. Ci può spiegare perché tutto inizia con Cartesio e che cosa c'era prima di Cartesio che poi con Cartesio viene messo in discussione? Allora, in quell'articolo io necessariamente, come anche stasera, a meno che noi non facciamo addirittura una serie di incontri, ho dovuto semplificare e restringere al massimo, per ragioni didattiche, insomma, per essere compreso anche da un pubblico di non specialisti. In effetti, a rigore, tutto comincia assai prima di Cartesio, però da parte di alcuni pensatori che occupano posizioni tutto sommato marginali. Ecco, in particolare, tutto incomincia all'interno della scolastica, e prima Pietro Abelardo, poi Sigeri di Brabante, poi Duns Scotto e soprattutto alla fine Guglielmo di Ockham. Ecco, questi quattro pensatori hanno un elemento in comune, cioè, tra l'altro si muovono all'interno della Chiesa perché sono monaci o ecclesiastici. L'elemento in comune è la tendenza sempre più marcata, che alla fine in Occam diventa decisiva, verso una visione soggettivistica del reale. Alla fine, il reale è quello che percepisco io, è quello che sembra a me. Addirittura Occam, praticamente nullifica il colossale e meraviglioso sforzo di San Tommaso per armonizzare fede e ragione, e dichiara che con la sola ragione nulla, nessuna verità di fede può essere raggiunta. L'inevitabile conclusione di tutto questo è che la metafisica viene gettata nel cestino, anche se poi formalmente questa operazione verrà fatta secoli dopo, precisamente da Kant, però è in Guglielmo di Ockham, al quale aveva aperto la strada Duns Scotto con la sua Eceità. Adesso non vorrei entrare troppo nello specifico. Eceitas, ec res, no? Questa cosa qui. Quindi è l'idea che il qui e ora del singolo individuo occupa una posizione centrale nella conoscenza del reale. Allora, tornando al discorso della verità in generale, la verità è sempre stata concepita sostanzialmente come una corrispondenza in Platone, in Aristotele, e naturalmente in Tommaso d'Aquino, una corrispondenza tra il giudizio e la cosa, cioè la cosa corrisponde al giudizio che io ne formulo. Ecco, questa è un'asserzione di verità. Ecco, per la verità, sembra un gioco di parole, a onore del vero, soprattutto Tommaso ha la finezza di distinguere i due momenti, diciamo così, dialettici della verità. Cioè la verità come giudizio, e che dipende dal mio pensiero, dal mio pensiero. Se il mio pensiero è corretto, il giudizio che formulo è veritiero. E la verità della cosa. La verità della cosa non dipende da me, lui la chiama misura della verità. Quindi la verità del giudizio
dipende dal pensiero, ma la misura della verità, in altre parole, questo dipende dalla cosa. In altre parole, io non posso dire che una cosa è bianca perché giudico che è bianca. Siccome la cosa è bianca, io do il giudizio che essa è bianca. Sembra quasi una, se non proprio un gioco di parole, una sfumatura insignificante. Invece è questo aspetto, cioè questo tener fermo sulla distinzione tra il giudizio, la verità come giudizio e la verità come ancoraggio saldo alla realtà, è caratteristico del tomismo, in generale di tutte le filosofie realiste. E il tomismo, che si riallaccia ad Aristotele, è una filosofia essenzialmente realista. Con i moderni, il preludio è quello che ho detto prima, no? Quei quattro pensatori medievali, Abelardo, Sigeri, Guglielmo di Ockham e il suo antecedente Duns Scoto, ma l'esplosione, diciamo, no? L'esplosione del soggettivismo si verifica con Cartesio, il quale mette in dubbio tutto, dubbio sistematico, tranne proprio dubitare. È chiaro che il dubitare del singolo individuo si colloca all'interno di quell'individuo. Quindi la strada è aperta per una visione radicalmente soggettivistica del conoscere. C'è una distanza sempre più grande, che aumenta con Kant, perché Kant, come dicevo prima, formalizza in qualche modo la liquidazione della metafisica, stabilisce alla ragione naturale un limite ben preciso, e cioè liquida tutto ciò che non può essere efficacemente né dimostrato né negato, il che secondo lui corrisponde alla vecchia metafisica, vecchia tra parentesi. Hegel è un coerente erede della rottura kantiana. Allora, il criticismo kantiano possiamo pensarlo come una vera e propria forma di autolimitazione, se non addirittura di autocastrazione del pensiero. Perché quando il pensiero dice a se stesso io non posso pensare la cosa in sé, perché questo fa Kant, no? Io posso pensare il fenomeno, ma non il noumeno, no? Non la cosa in sé, è chiaro che si amputa della parte più importante del conoscere, che è l'aggancio con la realtà, perché a partire da questo momento diventa possibile dire qualsiasi cosa nell'ambito della propria soggettività, no? Perché io ho questa percezione, se la verità della cosa è il suo apparire, l'atto con cui io la percepisco, allora si perde di vista l'aggancio con la realtà, cioè la verità della cosa, resta soltanto la verità soggettiva del giudizio. E questo, dicevo, viene estremizzato ancor più, ma però con una linea di perfetta coerenza da Hegel, col quale addirittura postulando che tutto reale è razionale e che non c'è nessuna differenza tra pensiero ed essere, anzi semmai è l'essere che riceve origine dal pensiero e non viceversa. Questo è un capovolgimento veramente pazzesco, io dico mostruoso, della sana filosofia, perché da che mondo è mondo l'essere è da sempre solo essere, il pensiero da sempre è solo pensiero. Non è possibile che il pensiero crei l'essere, dia origine all'essere. Ebbene, nella visione di Hegel, che ormai è totalmente soggettivistica, il reale è il pensiero. Ma quale pensiero? Non è più un pensiero oggettivo, evidentemente, perché abbiamo completamente messo la metafisica nella soffitta degli oggetti vecchi e polverosi. Quindi, evidentemente, è un pensiero soggettivo. Ebbene, questo pensiero soggettivo diventa la costruzione del mondo, diventa tutta la realtà senza residui. La realtà è razionalità perché è pensiero, ma è il mio pensiero. Quindi è una razionalità, come si può dire, puramente strumentale, non è una razionalità oggettiva ed effettiva, perché nella sana filosofia la razionalità ha a che fare con il reale. Non può essere qualcosa di puramente soggettivo. Se lo è, e tutta la filosofia moderna, quasi tutta, salvo qualche rara e lodevole eccezione, non so se poi avremo tempo di parlarne. Comunque la filosofia, la storia della filosofia che studiano i nostri sfortunati ragazzi al liceo è fatta quasi esclusivamente della filosofia moderna, a parte che quella medievale viene fatta in maniera pietosa, no? Con una fretta, con un'approssimazione e soprattutto con un atteggiamento di pregiudizio che è veramente becero. Ma soprattutto la filosofia moderna si sofferma esclusivamente sulle figure, sui movimenti, sulle tendenze che esasperano al massimo questa soggettività. Per
fino agli esiti più recenti, strutturalismo, filosofie del linguaggio di vario tipo, esistenzialismi variamente declinati, pensiero debole di tutte le gradazioni di tutti i colori. Ecco, i nostri ragazzi, ho detto prima sfortunati, non sanno perché i loro professori non glielo dicono, non lo dicono loro, e non lo dicono loro o perché non lo sanno essi stessi, in quanto prodotti di un indottrinamento ben preciso che parte dal 68 e dintorni, o perché pur sapendolo, e questo è ancora più grave, vogliono negarglielo, e qui forse ci colleghiamo con, se ho ben capito, con la seconda parte del discorso che lei voleva fare, e cioè il pluralismo, la verità come si coniuga, non glielo dicono perché o non lo sanno o non vogliono che lo sappiano, ma in realtà ci sono ancora oggi, o in anni recentissimi, alcuni sono ancora viventi, dei filosofi che guarda caso sono cattolici, guarda caso sono quasi tutti sacerdoti, ma per un motivo preciso, perché dove il tomismo, come dire, ha resistito, ormai in qualche riserva indiana, chiamiamola così. Allora, Monsignor Antonio Livi, scomparso un anno fa e indegnamente dimenticato, messo da parte come un oggetto inutile, un grande pensatore, Monsignor Antonio Livi, oppure un grande filosofo friulano, grande studioso di Kierkegaard, mi sembra anche che è stato nominato in una sua intervista con Don Curzio Nitoglia, Cornelio Fabro, certo. Thomas Tin, cieco intendo della Cecoslovacchia, ma italiano di adozione. Prima ancora potremmo ricordare il grande Romano Guardini, italiano naturalizzato tedesco. Ecco, qui Romano Guardini appartiene alla generazione precedente, no? Fine 800, prima metà del 900, quindi agli anni prima del Concilio. Ma gli altri che ho nominato, e cioè Thomas Tin, Cornelio Fabro o Monsignor Antonio Livi, sono dei grandi filosofi dei quali i nostri studenti non sanno nulla, anche all'università, non vengono neppure nominati. Perché semmai vengono nominati teologi o pensatori di area cattolica, vengono sempre sbandierati, no? Sempre, 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 con esasperante ripetitività, quelli che si prestano alla cultura oggi dominante, cioè in pratica i pensatori cattocomunisti, cioè in pratica Sì. quelli che di cattolico o cattoliberali o cattoprogressisti, cioè quelli che in realtà di cattolico non hanno più nulla se non una falsa vernice. Ecco, Chiedo scusa, lei professore. mi fermi, non voglio Sì, andare avanti troppo. le volevo chiedere questa cosa. Lei ha citato ovviamente dei pensatori cattolici. E, oltre a quella filosofia di cui parlavamo, da Cartesio, Kant, Hegel, che poi su cui torneremo dopo, io le voglio dire questo. Ci sono anche delle persone che credono che in realtà il pensiero cristiano non abbia fatto altro che mettere un velo davanti agli occhi della gente, perché ci sarebbe tutta una tradizione sapienziale precedente, anche di natura gnostica, che secondo questo modo di pensare sarebbe quella la vera conoscenza, la vera verità, e che il cristianesimo in qualche modo avrebbe usurpato una parte di questa sapienza per farne un uso, diciamo, manipolatorio. Lei come risponde a questa critica? Perché questa è una critica che viene non dai soliti illuministi, atei, ma viene da persone che magari sono disposte anche a credere, però credono che ci sia una forma di sapienza che è antecedente quella cristiana e che sarebbe la vera conoscenza che permetterebbe all'individuo di realizzare se stesso addirittura. Quindi le chiedo appunto un parere su questo. Ma è presto detto, si tratta di tendenze antiche sì, ma non quanto si crede, nel senso che l'agnosi in realtà è tutta di epoca post-cristiana. È una rielaborazione in chiave ereticale del pensiero cristiano dei primi secoli, l'agnosi vera e propria, che comincia tradizionalmente, viene individuata con un episodio narrato negli Atti degli Apostoli, no? Dove c'è un mago samaritano, Simon Mago, e poi una serie di altre figure, Marcione per esempio. Dico questo, che sia l'agnosi in senso stretto, che oggi sta tornando di moda non a caso, no? Perché c'è un vuoto spirituale oggettivamente da colmare, da quando la Chiesa cattolica ha totalmente abdicato, no? Al suo ruolo di guida spirituale e si è messa a rincorrere la mondanità sul terreno del progressismo, dell'ambientalismo, perfino della climatologia.
c'è un vuoto spirituale, però sia la gnosi in senso stretto, sia le forme sapienziali antiche hanno un denominatore comune che è un approccio alla verità, in particolare alla divinità. Ecco, ricordiamo una frase di Romano Guardini: non si può guardare il mondo con sguardo veritiero e non lo si può interpretare in maniera razionale e sensata se non partendo da Dio. Ora, è chiaro che in una cultura fondamentalmente ateistica, materialistica e quindi ateistica, meccanicistica, com'è quella post-cartesiana, quella moderna, nella quale noi siamo in pieno proiettati, questo fondamento viene a mancare, non c'è più il vero con la V maiuscola che coincide con il bene con la V maiuscola, quindi si annaspa, no? Ci si barcamena qua e là. Stavo dicendo, nelle antiche forme sapienziali c'è un approccio che ricorda molto quello del modernismo teologico cattolico dei primi del Novecento, quello per intenderci condannato da Pio X, San Pio X con l'enciclica Pascendi, e quello che poi moltiplicato per mille, è tornato alla carica, ha preso il controllo della Chiesa col Vaticano II e adesso sta letteralmente impazzando in Vaticano e dintorni. E l'elemento comune è questo: un approccio soggettivistico, emozionalistico, vitalistico, irrazionalistico alla verità. Cioè, non c'è più un pensiero razionale. La bellezza della filosofia cristiana, per filosofia cristiana si intende al 90% quella atomista, al 90%. E poi c'è Sant'Agostino, ci sono naturalmente San Bonaventura, però sostanzialmente è quello atomista, che infatti con un'apposita enciclica, Mirari Vos, Leone XIII raccomandava di insegnare nei seminari. Ci faccia caso, da quando il Vaticano II l'atomismo è subentrato nei seminari di insegnamento, secondo il modello di Karl Rahner, della svolta antropologica, la Chiesa è crollata. Le vocazioni sono crollate, i seminari si sono svuotati quasi da un giorno all'altro. Io ho parlato con amici che c'erano dentro, quasi da un giorno all'altro, seminari fiorenti, pieni di ragazzi, si sono svuotati, perché questa idea di abbracciare il mondo, come dire, mettendosi al livello del mondo, è stata un'idea disastrosa, se era in buona fede, perfida, ma fin troppo efficace se non era, come io sospetto, se non era in buona fede. Allora, la bellezza della filosofia cristiana, in particolare del tomismo, è come una grandiosa cattedrale, romanica o gotica, che è uno sforzo gigantesco, no? Del pensiero razionale, ma al tempo stesso uno sforzo di bellezza e di verità, dall'umano al divino, dove la ragione viene valorizzata al massimo. Non è vero affatto che il cristianesimo ha mortificato praticamente tutto ciò che è pensiero, scienza, arte. Ha ricevuto letteratura un impulso formidabile proprio dal cristianesimo, in particolare da questo rispetto per ciò che di specificamente umano vi è nella creatura umana, cioè la ragione. Nelle forme sapienziali, gnosi compresa, questa razionalità non c'è. Abbiamo una pluralità di culti, spesso anche superstiziosi, ambigui, al confine della magia, anche della magia nera, della teurgia, della necromanzia, dell'astrologia, più tardi dell'alchimia, tutta una serie, un calderone ribollente, no? Il cui denominatore comune è: io voglio trovare una scorciatoia per arrivare alla verità e non mi accontento del sapere comune, no, riservato alle persone semplici, quelle persone semplici che Gesù tanto ammirava e portava ad esempio. Se non tornerete sempre piccoli come questo bambino, non entrerete nel regno dei cieli. Ma la pretesa di costruire un percorso esoterico, privilegiato, fatto in realtà non di razionalità, ma di emozionalità, esattamente come il modernismo, perché Tyrell, Loisy, Buonaiuti, come più tardi anche Karl Rahner, tutto questo mettere l'accento sull'uomo, no? Nel fatto religioso, non bisogna fare una rivoluzione copernicana, dicevano, cioè non più Dio ma l'uomo. Qual è il risultato? Il risultato è come era nelle premesse, Guglielmo di Ockham, ripeto, un soggettivismo estremo, perché se con la ragione naturale viene svalutata al punto che non può più giungere alla metafisica, cioè alla cosa in sé,
Allora è evidente che non si uscirà mai dal circolo vizioso, no? Asfittico, per certi aspetti anche malsano, in qualche modo folle, di un soggettivismo che tende a costruire la realtà a propria immagine e somiglianza. Quindi anche Dio non è una realtà oggettiva, è il mio desiderio di Dio. E questo si trova sia nel modernismo sia nell'insieme dei sistemi sapienziali antichi, gnosi compresa, non è più una realtà oggettiva, no? Dio che io cerco di conoscere, al quale io mi avvicino umilmente, rispettosamente, però usando lo strumento della ragione, ma è un sentimento interno al mio essere. Oggi ce l'ho, domani potrei anche non averlo, e quindi ecco. Questa liquidità, direbbe Zygmunt Bauman, no? Anche questo è in qualche modo un approccio liquido, no? A ciò che è solido per definizione, cioè l'essere, la questione dell'essere, che è la questione centrale. Una filosofia privata della questione dell'essere è come un corpo disossato. Abbiamo tolto ciò che gli dà sostanza, ciò che gli dà consistenza, no? Abbiamo lasciato soltanto le frattaglie, abbiamo lasciato soltanto la pelle vuota. Quindi ripeto, le filosofie moderne, filosofia del linguaggio, epistemologie di tutti i tipi, filosofie critiche, ipercritiche, no? Però sempre basate sul pensiero debole, sul rifiuto deliberato dell'idea di verità, no? Vista come un atto di presunzione, di arroganza, se non addirittura di totalitarismo. E il risultato è che oggi siamo sprofondati in una pazzia, se mi consente questo aggancio. Se non è troppo ardito, in una pazzia collettiva, in un'ipnosi collettiva, no? Dove ci viene fatto credere che c'è un terribile pericolo mortale, che si muore fra atroci sofferenze a milioni e milioni. La gente è completamente in balia di questa ipnosi e il senso della verità, no? Direi anche il senso comune, la filosofia del senso comune, tanto cara a Monsignor Antonio Livi, è andato a farsi benedire, cioè. Non è più vero quello che è vero quello che viene detto, ma siamo sempre nel solco del soggettivismo che dicevo prima. La Sì. verità non è più nella cosa e nel giudizio. A questo punto, dal giudizio si passa alla parola, la verità è nell'enunciato. Ci sono delle filosofie del Novecento le quali affermano che se un enunciato è logico, se non contiene contraddizioni di ordine logico, è vero. Sicché uno può dire qualsiasi pazzia, ma se sintatticamente, no? E logicamente quell'enunciato fila, allora il passo successivo è quello che stiamo vedendo in questi giorni, e cioè la parola non del soggetto, no, non la mia parola, ma la parola di qualcun altro, in questo caso della televisione. La televisione ha detto che c'è questa cosa terribile, dobbiamo stare in casa, dobbiamo limitarci, dobbiamo mettere la mascherina, dobbiamo soprattutto vaccinarci, tutte queste cose. E dove sono i filosofi che difendono la verità? Qui si vede la miseria, no, della filosofia moderna. Vediamo, non so, mi dica lei, Gagliardi, se si possono fare nomi. Vediamo un Galimberti che deride quelli che mettono in dubbio la versione ufficiale, no, della pandemia, dicendo che sono dei poveri nevrotici che si rifugiano in un mondo illusorio. Ah, Sì. bella, bella filosofia. Bel contributo stanno dando i filosofi moderni alla difesa della verità, che in questo caso difende anche. Coincide con la difesa delle ragioni del senso comune da cui dipende la nostra vita, perché milioni di persone che perdono il posto di lavoro in base a una narrazione fantastica del reale, senza che ci sia qualcuno che dice: ma attenzione, andiamo a verificare, esiste una cosa che si chiama verità, andiamo a vedere se quello che ci viene raccontato corrisponde a verità. Ecco, nessuno che io sappia. Tranne negli ambiti che conosciamo, insomma, che sono molto marginali e marginalizzati e contro i quali c'è un'offensiva in atto, Certo. no? Formidabile, vedi la chiusura di certi canali, vedi le censure di YouTube, che si permette perfino di censurare un presidente in carica degli Stati Uniti, come ha fatto con Trump negli ultimi mesi. Quindi figurarsi se questi non si permettono di censurare anche quello che possiamo dire. Io o lei, caro Gagliardi, e lo stanno facendo alla grande, perché? Beh, mi fermo perché forse Sì, rischio di anticipare quello che avevo. volevo soltanto Sì. compendiare quello che lei diceva a proposito di certi pensatori che
sostengono che coloro che magari non seguono certe procedure mediche o non si conformano a certe verità sono da rinchiudere nei manicomi. Mi viene da sorridere, in quanto queste persone magari negli anni 70 erano contro i matrimoni, contro i manicomi, e sostenevano il fatto appunto che la pazzia non fosse in realtà pazzia, fosse una energia creativa che doveva essere liberata. Adesso questi sono gli stessi che chiedono appunto a chi non si allinea a certe verità di essere puniti con la reclusione in certi luoghi di cura mentale. Veramente singolare che tipo di passaggio è stato fatto. Però volevo dirle anche un'altra cosa, cioè la questione del tomismo è interessante, perché io ho studiato, quando ho completato il mio dottorato di ricerca, molto sul tomismo e su Tommaso d'Aquino. L'impressione che ho avuto in senso molto generale, per far capire anche a chi ci ascolta, è che il tomismo è una sorta di corazza per il pensiero cristiano, nel senso che lo protegge dagli attacchi di un pensiero scientista o pseudoscientista, nel senso che se noi riduciamo la fede a un soggettivismo per cui ognuno può dire quello che vuole, oppure a una specie di sentimentalismo, è evidente che è facilmente attaccabile, tant'è vero che oggi si sente spesso attaccare il cristianesimo dicendo sono tutte favole, cioè noi, la Bibbia è una favola, è tutta un'astrazione, eccetera. Quindi interpreto in qualche modo anche dal punto di vista non solo filosofico ma anche sociale il tomismo come un tentativo di corazzare il cristianesimo e di dargli un fondamento razionale. Infatti non a caso Tommaso d'Aquino riprende l'aristotelismo per contrastare questi attacchi che vogliono appunto indicare il cristianesimo come qualcosa di non razionale. Ecco, il tomismo dimostra invece che il cristianesimo può essere razionale, che ci può essere conciliazione tra fede e ragione. Sì, il neotomismo, quindi Garrigou Lagrange, quindi sì, già citato Cornelio Fabbro, certamente non solo può essere razionale il cristianesimo, è la filosofia del cristianesimo, è in assoluto la più razionale, questo lo dico dopo aver riflettuto una vita intera su questa, quindi posso sbagliarmi, però sono giunto a questa conclusione. Infatti ancora oggi, se noi facciamoci caso, se c'è qualche rarissimo filosofo che ancora oggi difende l'idea della verità, 99 su 100 è un filosofo cattolico, ma un vero filosofo cattolico, no? Quindi di formazione tomista, quindi nulla a che vedere con le scempiaggini e le buffonate che sono venute di moda dopo il Concilio Vaticano, a partire dal Concilio Vaticano II. Perché, come ha mostrato egregiamente Tommaso, riprendendo con audacia la filosofia di Aristotele, con audacia perché questo gli costò la scomunica da parte dell'arcivescovo di Parigi, non solo non c'è contraddizione, ma c'è una perfetta complementarità tra la ragione naturale, tra l'idea del vero Dio, che la ragione naturale, cui la ragione naturale può arrivare con i suoi mezzi, e la rivelazione che, come dire, forma il completamento, il proseguimento, il coronamento di questo superbo sforzo intellettuale. Ma oso affermare che il solo punto, no, in cui Tommaso d'Aquino ha dovuto, con molta onestà intellettuale, ammettere che non era riuscito, ma non era riuscito lui, perché lui con la sua modestia intellettuale non aveva mai avuto la pretesa di avere tutto il deposito esclusivo della verità. Un solo punto in cui non era riuscito a conciliare la ragione naturale con la rivelazione, e cioè la questione dell'eternità del mondo, perché lui su questa particolare questione era giunto alla conclusione che gli interpreti averoisti di Aristotele, secondo i quali c'è un unico intelletto agente, un unico intelletto possibile, e quindi non c'è una anima individuale, nemmeno un destino individuale per le singole anime, i quali sostenevano l'eternità del mondo, non potevano essere smentiti con argomenti razionali. D'altra parte, dicevo, non può essere neanche sostenuta la tesi opposta, cioè non può essere smentito neppure chi, in accordo con la rivelazione, sostiene che il mondo è stato creato nel tempo con un atto originario di Dio. Chiaro che al tempo di San Tommaso la scienza ufficialmente riconosciuta era la scienza ancora la scienza aristotelica,
è chiaro che non possiamo pretendere che secoli prima della teoria della relatività di Einstein ci fosse una percezione, una consapevolezza del fatto che il tempo, dopo tutto, forse è una dimensione, no, di un tutto unico che è lo spazio-tempo. No, diceva appunto che a scuola e nelle università si tende a privilegiare una letteratura filosofica che è basata sull'emozionalità, sulla, diciamo, la facile presa, ecco. E questo dà ai ragazzi l'illusione di aver capito, di essere anche loro un po' filosofi, perché per esempio hanno letto 2 o 3 paginette di Nietzsche, diciamo Nietzsche, per dire, un autore che va molto per la maggiore e che per vari motivi sta abbastanza simpatico alla cultura dominante, dopo che è stata fatta una certa operazione, no, di riorientamento complessivo, no? Col solito vecchio sistema di eliminare le pagine scomode, scomode dal punto di vista della cultura dominante. Ebbene, questi filosofi nei quali c'è un approccio, diciamo pure poco rigoroso, poco razionale, ecco, io per esempio ho una grandissima ammirazione per Kierkegaard, però devo ammettere che per quanto Kierkegaard, quando fa il filosofo, in particolare nelle briciole della filosofia, nella postilla conclusiva non scientifica, dimostra veramente una grande mente filosofica. Però anche lui, in quanto precursore dell'esistenzialismo, ahimè, ha un approccio che non è rigorosamente esclusivamente logico, no? È un approccio che ha qualcosa di poetico, di sentimentale, il che lo rende molto gradevole come lettura. Tra l'altro, quelli che sanno scrivere, ecco, Kierkegaard scrive benissimo, Nietzsche scrive, almeno nello Zarathustra, decisamente bene anche lui, nel senso che è quasi un libro di poesia, ma ahimè questo non aiuta i ragazzi a capire cos'è la vera filosofia. La vera filosofia è uno sforzo razionale del pensiero in cui ogni affermazione deve avere una sua giustificazione e deve come minimo rispondere al principio di non contraddizione, per cui adesso è molto diffusa l'idea che tutti quanti, infatti si sente spesso dire questa cosa, no? Ma in fondo siamo tutti filosofi, in fondo anch'io mi sento filosofo, e mentre nessuno si sognerebbe di dire che siamo tutti matematici o idraulici o militari di carriera, però quasi tutti si sentono in diritto perché a scuola è stata data loro questa illusione, questo sapere avvelenato. È un'illusione perché in realtà fare veramente filosofia e non ripetere 4 H di certi autori significa fare uno sforzo del pensiero razionale, a cui ormai non siamo più abituati. Per esempio nel mondo delle immagini, no? Penso anche a come fanno lezione tanti insegnanti con le slide, con queste belle immagini di computer. In qualche modo il vedere prevale sul pensare, non c'è più quel rigore. Basta vedere i libri di oggi, no? Come anche di filosofia, belli, illustrati, pieni di schemi, di cose colorate. Se noi prendiamo in mano i libri di filosofia dei nostri genitori, dei nostri nonni, vediamo soltanto pagine e pagine scritte fitte, 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 fitte. Però, caspita, che differenza tra uno studente di filosofia di 2 o 3 generazioni fa, e non solo di filosofia, diciamo la verità, uno studente in generale e uno di oggi. C'è un abisso. Cioè, da una parte abbiamo una cultura resa in apparenza sempre più accattivante, sempre più facile, sempre più fruibile, sempre più spendibile, per usare il linguaggio dello scolastichese che oggi va per la maggiore. E dall'altra parte abbiamo il rigore sobrio, virile, vorrei dire, il rigore che non ha bisogno di fronzoli, non ha bisogno di ornamenti, perché è fatto di conseguenzialità logica. Se mi consente un paragone, vorrei dire che c'è la stessa differenza tra una fuga di Bach, dove non c'è una nota, non c'è un accordo che non abbia una sua collocazione logica meravigliosamente concatenata con le altre, in un tutto armonioso, perfetto, e una musica rap dove chiunque si può, o quasi chiunque, si può improvvisare cantante, cantautore, ballerino, chi più ne ha più ne metta. È chiaro che il pubblico purtroppo si è abituato alla volgarità, alla superficialità, spesso anche alla stupidità, e ormai guarda con disdegno ciò che è rivolto all'essenziale. Ciò che è rivolto all'essenziale è denso, per forza di cose, c'è una densità
o di pensiero, o di bellezza nel caso della musica, o di entrambe le cose, nel caso dell'architettura, per esempio, parlavo prima, facevo la similitudine con le grandi cattedrali medievali, che sono una sintesi mirabile di pensiero, di arte e di spiritualità. Ecco, questo quello che diceva mi faceva anche venire in mente che molti dei pensatori, diciamo, moderni, contemporanei, soprattutto contemporanei, scrivono volutamente oscuro, cioè c'è questa moda che più uno scrive in maniera oscura e non si capisce, nemmeno lui capisce cosa ha scritto, e più ha successo. E poi c'è una schiera ovviamente di studenti e scolari che devono interpretare quelle parole, no? Penso per esempio a Derrida e Foucault, eccetera, eccetera, che pure hanno avuto delle intuizioni che sono rimaste, insomma, nella storia del pensiero, però ecco, questo spesso, come metteva bene in luce in un famoso testo il filosofo inglese Roger Scruton, poi alla fine analizzando quello che volevano dire si trova davvero poco, si trova molto gioco di dialettico, di parole, però in realtà sostanza è molto poca. Io adesso volevo passare a un altro argomento che è legato al primo, cioè del contesto della verità, perché io ho visto una sua conferenza che lei ha tenuto, se non sbaglio, 2 anni fa, dove lei parlava di un aspetto che a me ha colpito molto e con cui sono d'accordo, e cioè che in realtà, adesso magari sconvolgeremo qualcuno che sta ascoltando questo video, però la verità non è democratica. Cioè, nel senso che oggi c'è questa idea che si è fatta strada, insomma, che la verità deve essere democratica, nel senso appunto democratico, contemporaneo che deriva dal pensiero illuminista, no? Ma in realtà, come dice lei in questa conferenza, che è tra l'altro disponibile su YouTube, in realtà non sarebbe democratica la verità, perché se noi la facciamo diventare democratica, la facciamo diventare soggettiva, e allora poi succede che, come succede nel mondo contemporaneo, che magari chi ha più potere economico si arroga il diritto di dire io dico la verità e voi dovete rispettarla. Ecco, quindi io sono molto, voglio con lei sviluppare un po' questo tema, cioè che in effetti, magari anche in maniera un po' provocatoria, la verità non è, democratica. Certamente, certamente è così, non è democratica. A parte il fatto che noi abbiamo assolutizzato, noi contemporanei, il concetto di democrazia, salvo poi svuotarla, l'abbiamo assolutizzata a livello teorico, al punto che non possiamo più ammettere che ci sia un sistema politico dignitoso, decente, accettabile, che non sia democratico. Vedi le guerre per la democrazia, per esportare la democrazia, fatte col plauso di tutto l'Occidente e dagli Stati Uniti negli ultimi 30 anni. Dall'altro lato, però, lo stiamo vedendo sulla nostra pelle, ormai da un anno a questa parte, non da una settimana, da più di un anno a questa parte, democrazia, mentre viene così assolutizzata, viene quasi idolatrata, messa sull'altare, viene completamente svuotata di senso perché le elezioni vengono eluse in 100 modi o se anche hanno luogo possono essere scippate bellamente, come è accaduto negli Stati Uniti d'America nelle ultime consultazioni elettorali, in modo da prendere in giro milioni e milioni di cittadini elettori. Una presunta emergenza sanitaria consente di togliere da un giorno all'altro e con dei semplici decreti del Presidente del Consiglio, non con delle leggi vere e proprie. Tra l'altro, se avesse voluto, il Parlamento avrebbe avuto appunto più di un, parlo per l'Italia, ma questo discorso vale per moltissimi altri paesi, avrebbe avuto tutto il tempo di legiferare, perché noi andiamo avanti a colpi di DPCM da più di un anno, come se ciò fosse normale, quando qualunque giurista può spiegarci, meglio di me, che una legge, un provvedimento, un decreto eccezionale, no? Giustificato eventualmente da ragioni eccezionali, non potrà mai scavalcare, soverchiare, annullare la legge ordinaria. È la legge ordinaria, quella scritta e garantita dalla Costituzione, che fa testo. I decreti, anche i decreti di sicurezza, devono in qualche modo essere subordinati ad esse, non il contrario. Comunque, stavamo dicendo, dunque, la sua domanda era se la democrazia La abbia verità è fine. democratica. Ah sì, certo che no, perché la verità, la ricerca della verità, come abbiamo accennato prima, è fatica, è impegno e richiede delle capacità
che non tutti possiedono, se non altro a livello della volontà, nel senso che chi me lo fa fare di cercare la verità se posso accontentarmi di sbandierare la mia verità soggettiva e in questo modo evitando sia di misurarmi con la fatica di cercare la verità vera, che è qualcosa di oggettivo, evidentemente, sia con eventuali obiezioni che possono farmi gli altri. Per cui io posso dire ormai qualsiasi cosa ed è quello che sta accadendo, anche nel campo della morale, nel campo dell'etica, no? Con questo elisir di lunga vita, lo chiamo così per evitare di far scattare l'algoritmo, questo farmaco miracoloso, credo ci siamo capiti, fabbricato anche con feti umani, che improvvisamente diventano soltanto lecito moralmente, ma addirittura doveroso, e lo dice nel caso dei cattolici il Papa stesso, oppure nel campo della morale sessuale, mi pare che lei prima accennava qualcosa del genere, o forse no, era comunque qualcosa di attinente, sì, a proposito del voltafaccia di questi signori, no? Che hanno un nome e un cognome, sono gli esponenti del pensiero progressista, i quali una cinquantina di anni fa, per esempio, espellevano Pierpaolo Pasolini dal Partito Comunista Italiano per indegnità morale, e adesso sono i più fieri sostenitori del diritto al riconoscimento delle, chiamiamole così, famiglie diverse, della sessualità diversa. Quindi c'è stato veramente un capovolgimento totale. Voglio dire che siamo in un clima appunto di pazzia, però è una pazzia, come dire, la pazzia viene rifilata a noi persone comuni. I registi di questa grande operazione, perché sono fermamente convinto che c'è una cabina di regia, qui naturalmente scatta l'accusa di complottismo, però chi se ne frega. Noi diciamo quello che riteniamo vero, anche se vero, ecco il discorso della verità, anche se è poco popolare. Allora, i registi di questa operazione sono tutt'altro che dei pazzi o degli stupidi, no? C'è una logica in questa distruzione della ragione, in questa distruzione della verità. Per cui coloro che fino a ieri sostenevano che la verità è una certa cosa, oggi dicono con altrettanta disinvoltura sul piano politico, questi signori progressisti che hanno tuonato, imprecato e maledetto il capitalismo fino all'ennesima potenza e adesso sono diventati i più fedeli esecutori e i più rigidi applicatori dei protocolli che vengono dai signori di Davos, dal Forum Internazionale, che vengono dal Bilderberg, che vengono dall'Unione Europea, che vengono dai grandi banchieri o dalle multinazionali del farmaco, no? Dobbiamo vaccinarci come se un certo Bill Gates non avesse tutto il vantaggio. Ecco, questi voltafaccia, no? Che hanno veramente qualche cosa non solo di sconcertante, ma diciamo pure di sconcio, perché è sconcio vedere le stesse persone o comunque le persone della stessa area ideologica, che oggi si vantano di perseguire addirittura con zelo da poliziotti, no? Per esempio quelli che dicevano che la malattia mentale, lei prima ha citato Foucault, quelli che dicevano che negli anni 60-70 che la malattia mentale non esiste, no? Che è un prodotto della società oppressiva e repressiva, adesso invocano il trattamento sanitario obbligatorio per quelli che contestano l'esistenza di una pandemia o quantomeno i numeri della pandemia, quantomeno l'emergenza sanitaria che ci viene. Ecco, tutto questo è possibile perché è stato preparato il terreno mediante la distruzione sistematica nel corso degli ultimi anni, degli ultimi decenni, dell'idea di verità. E quando c'è questo deserto intellettuale per cui non è più vero quello che è vero, non è più vero quello che corrisponde alla verità, ricordiamo l'ammirabile definizione tomista, no? Di verità, adequatio rei et intellectus, cioè è vera la cosa in cui c'è un accordo tra il giudizio e la cosa stessa. Quando viene completamente distrutto questo approccio alla verità, che è anche un approccio al mondo reale, non si può che vaneggiare nei regni del solipsismo, no? Di una... Tutto l'idealismo, in fondo, prima citavo Hegel, non è altro che una specie di variazione sul tema del il mondo è così perché io lo penso così. Qui siamo veramente nella... Infatti Marie Ten diceva che a rigore l'idealismo non è neanche filosofia, perché gli idealisti rinnegano
tutti i postulati essenziali del vero pensiero filosofico. E questa lenta preparazione al disabituare la gente all'idea della verità, che esiste una verità oggettiva, che la verità ultima coincide col bene ultimo, no? Quindi la causa prima che coincide col sommo bene, questa è la visione del comunista, ma anche la visione della ragione naturale, anche la ragione naturale ci dice questo, che c'è movimento perché c'è un primo motore, che ci sono le cose perché c'è una causa che le ha originate e che c'è la verità perché c'è un essere che è sommo vero e sommo bene, perché le due cose coincidono, no? Bonum et verum convertum. E anche et pulcrum, mettiamoci, no? Anche il bello convertuntur, cioè diventano una cosa sola, sono una cosa sola. Questa distruzione è stata preparata nel corso del tempo, ora ha trovato le condizioni adatte, in particolare attraverso il bombardamento sistematico di mass media, per cui, ripeto, ormai se non importa che una cosa sia vera, basta che abbia una sua organicità sintattica e non importa nemmeno chi la dice, anzi, meglio se la dice un trasmettitore potente come la televisione, è chiaro che, come dire, oggi stiamo raccogliendo i frutti di questa operazione che è stata preparata da molto tempo. Certo. Senta, io volevo anche soffermarmi su un altro aspetto, perché noi stiamo parlando di pensatori filosofi che tendenzialmente sono stati utilizzati a sinistra, però le volevo chiedere cosa invece ne pensa dell'hegelismo che è stato recuperato a destra. Questo non è una novità degli ultimi anni, perché noi, insomma, chi sa un po' di filosofia, chi l'ha studiata anche a scuola, sapeva che dopo la morte di Hegel ci sono state due tendenze, due scuole: la sinistra hegeliana, quella che ha avuto più fortuna, diciamo così, e che poi è sfociata nel marxismo e cose successive, e poi c'è stata un'altra parte che è la destra hegeliana. Sembra che negli ultimi anni, in maniera minoritaria, si sia riscoperto anche Hegel a destra, come si è stato riscoperto Gramsci a destra. Lei cosa pensa di questa cosa? Pensa che sia comunque, come dire, un'operazione anche di maquillage filosofico per interessare un po' le persone, oppure c'è qualcosa di, anche interessante in questo? Mi fa semplicemente ridere, perché Hegel è sempre Hegel, una mela, una pera, una banana, sono sempre una mela, una pera, una banana. Dunque, questi recuperi da destra o da sinistra, questo friggere e rifriggere la stessa minestra, è semplicemente la dimostrazione, è il segno visibile della povertà, della inconsistenza, per non dire della assenza di pensiero moderno. Siccome ormai non c'è più filosofia e da un pezzo non abbiamo più vera filosofia, allora si vanno a riscaldare le pappe mezze andate a male, e il fatto che questa operazione venga fatta da destra mi conferma nell'idea che culturalmente la destra attuale, ammesso che esista, no? In realtà io sono più d'accordo con Alain de Benoist, secondo il quale queste categorie veramente non hanno più ragione di essere, sì, se non nell'ambito della narrazione ufficiale, che vorrebbe tenerci ancora ipnotizzati a categorie superate, perché intanto loro stanno cambiando il mondo sotto il nostro naso, come dire, servendosi di strumenti materiali ma anche concettuali completamente diversi. Cioè, mentre noi siamo ancora qui a discutere di destra o di sinistra, i padroni universali, come li chiamava Giulietto Chiesa, ci hanno tolto la sedia da sotto il sedere, siamo cascati col sedere per terra, ci stanno imponendo di tutto e di più, fino all'assunzione di questo intruglio malefico, diabolico, che dovrebbe assicurarci la salvezza in questa vita, così come una volta con la sua autorevolezza la Chiesa si proponeva come mediatrice per la salvezza eterna. Tutto questo è indice della miseria, dell'inconsistenza, dell'assenza del pensiero contemporaneo in generale, e in questo caso specifico della destra. La destra è sempre stata, la destra culturale, quel poco di destra, è sempre stata succube, no? Ha sempre avuto un complesso di inferiorità nei confronti della sinistra. Quindi il fatto che poi vadano a rubare Gramsci alla sinistra per fare uno dei loro, un po' come la sinistra ha rubato Nietzsche alla destra, sono cose
patetiche, penose, che mostrano che stanno sguazzando tutti, starnazzando tutti nello stesso stagno, nella stessa palude. La realtà è che non hanno uno straccio di idea, non hanno il coraggio di ammettere il grandissimo errore, chiamiamolo così, io direi peggio, la pazzia della modernità, del pensiero moderno. Non hanno il coraggio di dire il pensiero ha imboccato almeno 5 secoli fa, almeno da Lutero e poi da Cartesio, una strada sbagliata che ci sta portando verso l'abisso. Non hanno il coraggio di dire aveva ragione San Tommaso, aveva ragione Aristotele, dobbiamo tornare alla filosofia del senso comune, dobbiamo tornare all'aggancio tra verità e realtà, perché una verità staccata dalla realtà non ha nessun senso. E allora vanno a fare queste operazioni di maquillage che sono tipiche delle epoche di profonda decadenza. Nelle epoche di decadenza i pensatori, gli artisti, gli scrittori, i poeti, i musicisti, cosa fanno? Stanno lì a arzigogolare sui dettagli, cercano di riverniciare vecchi articoli e di smerciarli come fossero nuovi, ma in realtà sono dei morti che già puzzano di cadavere, che cercano di venderci altri cadaveri. Vorrei ricordare un aforisma di un grande, a proposito di figure non conosciute, di un grande filosofo colombiano, Nicolás Gómez Dávila, che oltre che filosofo era un grande aforista. Non sentire la putrefazione della modernità è indizio del contagio. Cioè, siamo immersi in un'area mefitica, no? Un'area che puzza di decomposizione e di morte da secoli, in particolare in questi ultimi anni. Chi non sente questa puzza vuol dire che è già completamente contagiato, è già andato. Non si può neanche ragionare con queste persone. Come non si può ragionare per la strada con uno che ti dice mettiti sulla mascherina perché mi stai mettendo in pericolo, o uno che ti dice dovrebbero obbligarti a fare il vaccino perché sei un pericolo pubblico. Ecco, qui siamo ormai completamente al di fuori di un ambito razionale. Siamo nell'ambito di una follia collettiva, di una nevrosi, di un isterismo collettivo che è stato pilotato ad arte e che ha trovato terreno agevole nel fatto che scuola, università, mass media per anni e anni e anni hanno fatto del loro meglio, o meglio del loro peggio, per distruggere il pensiero razionale, per demolire la capacità critica personale. Torno al discorso della scuola che mi sta a cuore. Io sono in pensione da un anno e mezzo. Comunque, posso dire che molto spesso il professore, in particolare il professore progressista, non è quello che valorizza l'intelligenza creativa, il pensiero critico dell'alunno. È quello che vuole sentirsi ripetere la lezione a pappagallo, no? Secondo i suoi schemi intellettuali. E se trova un ragazzo che non ci sta, ogni tanto, per miracolo, c'è un ragazzo che ha il torto di pensare con la sua testa, invece di fare quello che fanno i suoi compagni per avere il bel voto, dirgli tutta la lezioncina, no? O nel compito ripetere tutte le cose che lui, tutte le menate che lui gli ha detto su Freud, su Gramsci, su Marx, ma mostra di avere una capacità di pensiero autonomo. Ebbene, molto spesso i professori, invece venendo meno a un loro preciso dovere professionale, che è quello di valorizzare l'intelligenza del ragazzo, non quello di indottrinarlo, si vendicano prendendolo di mira, gli danno voti scadenti, lo deridono, lo sfottono, sembra che stia parlando di cose strane, invece è realtà quotidiana, e questo pessimo servizio, non soltanto alla storia della filosofia, nel caso dei professori di filosofia, ma anche all'educazione in quanto tale, viene fatto da decenni, in particolare dal 68 in poi, e i risultati li stiamo vedendo adesso, con delle generazioni che, poverine, in gran parte non per colpa loro, loro sono le vittime, di giovani, non hanno più gli strumenti minimi del pensiero per capire quello che succede nel mondo, per capire, per esempio, che se ogni 5 minuti, faccio un esempio, la televisione interrompe il programma per sbattere l'immagine drammatica di un bambino africano che sta morendo di fame, che fa le smorfie di dolore, no? Di Save the Children o qualche altra pubblicità, progresso, filantropica di questo tipo. Capire che questo bombardamento viene da quei sedicenti miliardari, sedicenti filantropi tipo Bill Gates, che devono vendere i loro schifosissimi falsi vaccini, le loro schifosissime medicine che vengono rifilate alle popolazioni per usarle come cavie, quello che vogliono fare anche adesso sostanzialmente con noi. Ecco,
perché di questo si tratta, usare la popolazione come una gigantesca cavia per testare nuovi farmaci che a loro porteranno enormi guadagni. Ebbene, com'è che non c'è una levata di studi, non c'è un minimo di parlo a livello di massa, insomma, sì. No? Ma come ci vuole? Ci hanno sempre detto, anche gli studenti di medicina in particolare, no? Dell'ambito scientifico, ci hanno sempre detto che per testare un farmaco ci vogliono dai 5 ai 10 anni, adesso ce lo vogliono rifilare dopo poche settimane che l'hanno realizzato. Qui c'è qualcosa che non quadra, è pericoloso, certo. Ci sono dei rischi. Com'è che nessuno dice questa cosa? Perché i nostri ragazzi, le nuove generazioni, sono state abituate a non pensare più. Poi chiaramente quel tipo di comunicazione ha anche un altro problema, quello televisivo, è che interrompendo con la pubblicità oppure il conduttore interrompendo sempre la persona che parla, non si riesce a esprimere un concetto e quindi tutto diventa urlato, tutto diventa superficiale e quindi non si arriva mai. Chi sta a casa a guardare non capisce praticamente niente, ma quello è lo scopo, non far capire niente ovviamente alle persone che stanno a casa. Senta, in conclusione le volevo chiedere questo, perché questo è un tema che mi sta anche molto a cuore, glielo chiedo come persona che ha insegnato tanti anni e si è dedicata a questi temi. E il punto non è anche il fatto che nella nostra contemporaneità anche il filosofo spesso è diventato alla stregua di cantanti, attori, una specie di ingranaggio nel meccanismo della società dello spettacolo, come diceva, come la chiamava De Boer, nel senso che anche il filosofo ormai è cade in questo tritacarne che è la società consumistica e quindi anche lui si adegua al tempo, offre la sua mercanzia al pubblico, presenzia magari le trasmissioni televisive, però senza fornire fondamentalmente nulla, va bene perché vende magari i libri, eccetera, eccetera, però fondamentalmente non realizza la... come dire, quello che è lo scopo vero del filosofo. E questo è interessante perché ci ho fatto anche un video su questo, cioè non è che la cultura, nel momento in cui qualunque produzione umana entra nell'ingranaggio della cultura consumista, perde la sua carica di verità. Può essere anche questo. Come dicevo prima, a mio parere, veri filosofi praticamente non ce ne sono più. Gli ultimi sono quelli che ho nominato prima. Il filosofo in particolare del XIX, del XX secolo è il legittimo erede dei filosofi dell'illuminismo. Allora, il filosofo non è un filosofo. Il filosofo è un ciarlatano che scrive in maniera brillante, no? Che ha la capacità di colpire, penso anche di Patel e Bourgeat, di scandalizzare, di stupire i borghesi con delle uscite, di solito prendendosele spettacolari, di solito prendendosela con un potere che è forte in apparenza, in realtà è già moribondo, si noti questa suprema vigliaccheria dell'intellettuale progressista che se la prende sempre. Ha sempre l'aria di essere quasi un martire dell'idea, no? Uno che si espone, uno che rischia. In realtà non rischia assolutamente nulla, perché va sempre sul sicuro. I suoi bersagli sono sempre esponenti della cultura tramontata, no? Al tramonto, o forze sociali in pieno ripiegamento, o forze politiche che ormai sono minoritarie, quindi non rischia assolutamente nulla. Però intanto miete gli allori e gli applausi, no, di un pubblico idiotizzato, agli occhi del quale viene venduto come il grande campione della verità, della libertà, nonché del pluralismo. In realtà non c'è nessuno che odi il pluralismo più di questi fanatici progressisti che hanno sempre la pluralità in bocca, ma quando vedono uno che veramente è diverso da loro lo prendono in odio e ormai propongono apertamente il trattamento psichiatrico. Ecco, potrei fare tanti esempi di questo tipo, anche di tipo personale. Molti di noi li hanno visti, questi signori, che dicono di essere a favore della diversità, del pluralismo, ma quando poi trovano un pensiero realmente divergente da loro, si inferociscono, rompono i rapporti personali, marginalizzano, calunniano, ridicolizzano, isolano e in poche parole danno l'ostracismo a chi ha osato
mettersi in posizione realmente critica. Stavo dicendo, il filosofo moderno, diciamo così per capirci, in realtà filosofi veri praticamente non ce ne sono più, il filosofo moderno è un erede del filosofo illuminista, no? Il filosofo illuminista è un signore che, sponsorizzato dalla massoneria, da potenti forze finanziarie, no? Le stesse che oggi hanno praticamente a libro paga tutto il cinema, tutta la stampa, tutte le grandi reti televisive e le università e le scuole e anche gran parte dei cosiddetti intellettuali. Ebbene, questo sedicente filosofo, filosofo tra virgolette, è in realtà un elemento, è il lacchè, è un elemento di sostegno, di supporto, oltre a tutti gli altri, oltre al cinema, alla televisione, che abbiamo già nominato, è, come dire, colui che dà una patina di ulteriore nobiltà intellettuale, in realtà inesistente, al pensiero del vincitore. Il pensiero di colui che sta vincendo in questo momento è il grande potere usuraio, il potere della grande finanza, che hanno dei nomi ben precisi. Sono Soros, sono Bill Gates, sono Zuckerberg, questi signori che si permettono anche di censurare sui social il pensiero delle persone. E i Rothschild, ebbene, questi signori hanno bisogno di uno stuolo di servitorelli, no? I quali sono stati lungamente abituati a sentirsi importanti, no? Come le mosche cocchiere. Penso a tanti filosofi del nulla, no? O sedicenti filosofi. Mi viene in mente uno per tutti, pace all'anima sua, Umberto Eco, che è stato portato in palma di mano dalla cultura progressista, grande scrittore, grande filosofo. Ma filosofo di che? Cioè, non c'è un solo pensiero originale al di fuori di questa cosa della, della interpretazione della realtà come interpretazione di segni della società, che si serve di segni, no? Di segni di tipo pubblicitario, di tipo allegorico, la semiotica, di creativo, di profondo, no? Questo scientista, questo fautore del CICAP, ci rendiamo conto cos'è il CICAP? Cioè, questi signori non soltanto hanno la loro verità, che è una scienza assolutamente materialista, ateista, meccanicista, assolutizzata, assolutamente fuori mercato, perché i veri scienziati sono persone molto più serie di così, insomma. Per esempio, l'evoluzionismo darwiniano oggi fa ridere gli scienziati seri, preso così come ancora si ostinano a presentarla i vari campioni, i vari divulgatori alla Piero Angela. Ma tornando a Umberto Eco, il CICAP è la volontà di mettere a tacere chiunque osi affermare che esiste qualche cosa che appartiene alla dimensione invisibile dell'esistenza. Quindi loro, dove sentivano parlare di miracoli in ambito religioso, di guarigioni miracolose, di stimmate, di fenomeni di questo tipo, chiusi in un positivismo ottocentesco, no? E soprattutto intollerante, si scatenavano alla ricerca della frode, devono per forza dimostrare che tutte queste sono frodi, sono invenzioni, sono illusioni. Perché c'è un odio, ecco, questo vorrei concludere con questo pensiero. I signori progressisti, i filosofi, chiamiamoli pure della sinistra, sono animati fondamentalmente da un sentimento profondissimo di odio, non solo nei confronti di chi non è come loro, e cioè la maggioranza della società, perché questa è la realtà. Nonostante il lavaggio del cervello, no, che viene portato avanti da generazioni, la maggioranza delle famiglie, la maggioranza della gente è ancora dotata di quel minimo aggancio con la realtà vera, c'è un altro perché gente che lavora, che avendo una famiglia sa cosa vuol dire fare i sacrifici, confrontarsi con la realtà vera, mentre questi signori strapagati molto spesso, no, che vivono soltanto nel mondo dei loro libri, delle loro astrazioni, si permettono di voler insegnare al resto della società quello che devono pensare, quello che è vero, quello che non è vero, quello che è possibile, quello che non è possibile. Ebbene, questi signori hanno un odio terribile nei confronti
di tutta quella parte maggioritaria della società che non sono ancora riusciti a sottomettere, ci si faccia caso, sono fautori dell'immigrazione selvaggia per questo motivo, non perché abbiano a cuore il bene dei poveri africani, ma perché vogliono punire la società italiana, europea, per il fatto che resiste alle loro incessanti predicazioni. Stesso motivo il diritto di voto ai sedicenni. Siccome non riescono, no, ad avere uno straccio di maggioranza, anche se riescono, non si sa come, a essere sempre, quasi sempre al governo, anche se perdono regolarmente le elezioni, però sono sempre lì, quei sederi ben piantati sulle poltrone che contano, allora devono dare il voto ai sedicenni perché... Invece di dire, ecco il discorso che la verità non è democratica, invece di dire ai sedicenni che purtroppo, non per colpa loro, ma di una pessima scuola, non sanno praticamente nulla e non sanno in particolare nemmeno l'ABC del pensiero razionale, li vogliono illudere dicendo ma no, tu sei maturo, sei una persona matura, quindi hai diritto anche di andare a votare, di riclamare questo diritto. Ecco, allora c'è un odio nei confronti della società che resiste alle loro predicazioni, c'è un odio nei confronti della verità perché essi odiano la verità in quanto la verità è agganciata al reale, e si odiano il reale. Perché odiano il reale? Perché hanno in mente un tipo di realtà che non è quella vera, da Rousseau in poi in particolare, è il mito del buon selvaggio, è l'uomo che è buono per natura, è il mondo che sarebbe un paradiso se non ci fossero gli uomini, allora volta a volta, il borghese cattivo, il bianco cattivo, sì, l'europeo cattivo, il capitalista cattivo, loro hanno sempre qualche cattivo da mettere sul banco degli accusati per dire che il mondo è brutto, è molto brutto, però loro, se li lasciamo fare, hanno la ricetta per trasformarli in un paradiso. Peccato che questo paradiso, vedi rivoluzione bolscevica, vedi la rivoluzione culturale cinese, peccato che questo paradiso sfoci sempre in un inferno vero e proprio, come l'inferno che ci stanno facendo vivere da un anno a questa parte. Noi siamo all'inferno. Qua ci sono persone che stanno andando fuori di testa. La gente perde il lavoro, perde la speranza, perde le cose più preziose, assistere a un parente che sta morendo in ospedale, il proprio papà, la propria mamma, no, non si può, perché sono in isolamento, ricevere la visita di un fratello, di un amico carissimo, no, non si può, perché è pericoloso, noi per loro e loro per noi, ci stanno facendo vivere all'inferno, perché odiano la verità e odiano la realtà, è un problema loro, purtroppo noi dobbiamo uscire da questo incantesimo. Dobbiamo, certo, riprenderci il nostro senso della realtà, dobbiamo dire che re in mutande, che tutta l'arte moderna, quasi tutta l'arte moderna, la filosofia moderna, la politica moderna, sono robaccia da buttare nel cesso, e dobbiamo riacquistare la fierezza del senso comune, perché c'è più intelligenza, c'è più moralità, c'è più santità del lavoro e della famiglia in una persona comune. Quelle che incontravamo al bar fino a un anno fa, adesso è proibito anche andare nei bar a fare una partita a carte, che noi in questi altezzosi, pretenziosi, puzzoni, supercigliosi professorini di filosofia progressisti, che hanno sempre il dito alzato per fare la lezione a tutto il resto del mondo, in realtà non hanno capito un accidente della vita, perché non hanno capito un accidente di se stessi. Sono persone che stanno malissimo con se stesse, non hanno ancora deciso cosa vogliono fare nella vita, non hanno deciso nemmeno se vogliono essere, per fare un esempio, maschio o femmina, e scaricano sul mondo intero questa loro nevrosi, cercando di colpevolizzare il mondo intero. Il mondo intero deve essere colpevole. Il bianco è colpevole per aver sterminato gli indios, gli europei per l'olocausto degli ebrei, c'è sempre i borghesi, i capitalisti per lo sfruttamento del proletariato, c'è sempre un qualcuno al quale contro il quale puntare il dito, perché loro altro non sanno fare nella vita, puntare il dito contro qualcuno. Grazie, professor Francesco Lamendola, per essere stato con noi. Grazie a lei, è stato un piacere. Alla prossima. Sicuramente ci ritroveremo per discutere e approfondire alcuni dei temi che abbiamo trattato oggi. Io vi ricordo che il canale vive anche grazie alle vostre donazioni, quindi fate una donazione se lo ritenete opportuno e iscrivetevi anche ai social per seguire il canale e tutte le novità. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie.